Sì, quarti di finale, Romelu Lukaku, oh, Romelu Lukaku, oh, grandissimi ragazzi, gufacci maledetti, via, l'antidoto contro i gufacci, il sale dell'Himalaya, il sale dell'Himalaya, porco cane, oh, gufi, gufacci maledetti, dove siete? Siete tornati al lavoro, eh? Avete fatto 3 ore di pausa che non c'era nessuno in giro, uè. C'era qua, tutto taceva, eravate tutti concentrati, ma tanto noi avevamo sale dell'Himalaya, eh? E poi Luca Cole è entrato e, uè, ciao pakelghè a tutti quanti, bella lì, forza ragazzi, grande prova di ragazzi, prova di squadra, prova veramente di una squadra unita, di un progetto che va avanti, bravissimi, complimenti veramente a tutti. Sono veramente felice perché? Perché queste vittorie qua fanno veramente bene. Tutte le vittorie fanno bene, ma questa in special modo. È stata una partita complicata perché la Fiorentina comunque ricordiamo che è in una posizione di classifica deficitaria rispetto alla squadra, alla rosa che ha. Il lavoro di Prandelli si sta facendo vedere, ma a me non me ne frega nulla perché io vi voglio parlare solo della nostra grande Inter che va ad affrontare i Cuginastri nel derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Ci voleva una vittoria come questa, peccato che è arrivata dopo i tempi supplementari perché comunque si poteva e si doveva chiudere prima, ma benissimo così, l'Inter è un romanzo perché? Perché a noi le cose facili non piacciono, a noi non piacciono le cose facili. Iniziamo dalla formazione schierata in campo, tutti ci aspettavamo Radu e invece Radu non c'era, ha fatto giocare Handanovic, mi sarebbe molto piaciuto vedere Radu, non ho capito tanto la scelta, però siamo sempre lì, il suo lavoro lo fa bene. Che continui a fare il suo lavoro, grande Antonio Conte, grande mister, grazie ragazzi. Allora dicevamo, l'Inter un po' rimaneggiata per scelta, si schiera all'inizio con Ranocchia in mezzo. Sì, dai, diciamo subito che ha fatto veramente bene Ranocchia, bravo, mi è piaciuto molto. Con Skriniar a centrodestra come terzo. Bene anche lui, sostituito al 60esimo perché ha ammonito per De Vrij, bene anche lui. Terzo di sinistra Kolarov, mi è piaciuto oggi Kolarov perché per il semplice fatto che comunque la Fiorentina faceva un 5-3-2 e quindi giocavano praticamente a specchio e ci può stare, con chi si schiera così ci può stare. Ha fatto la sua partita, mi è piaciuto anche lui. Poi esterno di sinistra Perisic, esterno di destra Young ha provato, diciamo che soprattutto nel primo tempo l'Inter agiva prevalentemente in fascia e però agivano prevalentemente in fascia destra, a sinistra non si è creato tantissimo, comunque a me Perisic non piace, in fase avanzata diciamo che comunque oggi gli riusciva anche qualche dribbling, siamo sempre lì, mi piacerebbe vedere di meglio però nulla da dire oggi sulla prestazione di Perisic. Poi Young, solita prestazione, solita nel senso che bene, in ripresa rispetto a quello che ha fatto vedere fino a 2 settimane fa, era già da una partita che era un po' in ripresa, però senza infamia, senza lode, perché si spingeva, ha fatto delle belle cose, però vabbè, Hakimi è un'altra roba. Poi centrocampo inedito, perché? Perché ha giocato addirittura tutta la partita, quindi si è fatto 90 più 30, ragazzi, 90 più 30, 120 minuti per Eriksen e non mi è dispiaciuto in quella posizione. Chiaro, deve un attimino carburare in quella posizione. Si continuava a sentire il mister che gli dava le indicazioni, no? L'ha guidato proprio col joystick. Però diciamo che mi è piaciuto, mi sono piaciute molto delle aperture che ha fatto. Gioca in una maniera diversa rispetto a un Brozovic che è già padrone di quel ruolo ormai da tanto tempo. Però bene, può essere comunque una nuova vita per Eriksen essere impiegato in quel ruolo lì. Poi
Poi Vidal ha fatto il rigore, tra l'altro non l'ha neanche battuto benissimo, nel senso che l'ha tirato centrale, però l'importante è che è finito dentro. Buona prestazione anche lui, mi è piaciuto anche lui. Piastrella non mi è piaciuto, ragazzi, scusatemi, ma si è impegnato tutto quello che volete, ma Piastrella non mi è piaciuto. Purtroppo è il solito mio discorso. Sì, ha fatto quantità, però non mi è piaciuto nella maniera più assoluta. Non ce l'ho con lui, anzi, mi sta simpatico Piastrellino mio, ma veramente non ci siamo, purtroppo. Poi questa è la mia visione, per l'amor di Dio. Lautaro Martinez, abbastanza bene, tranne che per il gol che si è mangiato un gol grosso come una casa. E poi Sanchez, molto mobile, molto bene, faceva da raccordo, mi è piaciuto. Ecco, ve l'ho fatti al volo, no? Uomo per uomo. Poi nel secondo tempo, e adesso ci arriviamo, perché l'Inter passa in vantaggio su rigore, appunto. Perché? Perché comunque è stato un rigore un attimino così, no? Perché? Perché sono quei rigori che tanti dicono li puoi dare, li puoi non dare. No, li devi dare se ci sono, molto semplice. Un po' simile al rigore che non ci ha dato a Roma, se posso permettermi. Perché? Perché lui tira prima, lui tira subito, però il portiere va per prendere l'uomo. Quindi è rigore sacrosanto. Abbiamo già detto come l'ha tirato Vidal, ha fatto un tiro potente ma centrale. Però vabbè, è andata bene. Si poteva usare, cioè secondo me i rigori li deve battere Lautaro Martinez quando non c'è Lukaku, ci deve essere una gerarchia ben stabilita. Questo per le prossime volte, per il futuro. Questo è il mio parere, chiaramente. Stavo dicendo, passiamo in vantaggio al minuto 36 a memoria. Adesso andiamo a controllare, me lo sono segnato. Sì, al minuto 36. Ecco, diciamo che arriva da un tiro forte di Eriksen, l'azione che ha provocato il rigore, respinta con i pugni da Terracciano e poi sulla ribattuta Sanchez inizialmente prende il palo, però gli frana addosso il portiere. E quindi rigore sacrosanto che Vidal insacca. Poi diciamo che il primo tempo l'Inter ha giocato bene, poi c'è stato anche però l'episodio sulla fine del primo tempo su un fischio incredibile, gli aveva mandato un rigore alla Fiorentina per, non lo so, boh, per una visione dell'arbitro, non si capisce bene, poi grazie a Dio il VAR l'ha annullato anche perché Skriniar piglia palla piena. Cosa succede nel secondo tempo? Inserisce il mister Prandelli, inserisce per la Fiorentina Vlahovic, la squadra cambia e la Fiorentina si fa più pericolosa perché Vlahovic è veramente, anche se non ha fatto chissà che cosa, comunque dava peso in attacco e faceva girare anche i compagni. Infatti Kwame ha iniziato a carburare. Kwame non è un fenomeno, però è uno che salta l'uomo, e infatti proprio lui, perché l'Inter abbassa il baricentro nel secondo tempo. Un po' quello che è successo a Roma, ma su situazioni diverse, e perviene al gol, al primo tiro, alla prima occasione, perviene al gol. È un Inter comunque che ha meritato questo passaggio del turno perché ci ha creduto, ha passato il turno e ha meritato perché è squadra, perché siamo anche gruppo, e si è vista una bellissima cosa, ragazzi. Ho visto che Eriksen, e questa me l'ha fatta notare Stefano Fiumicelli, che saluto e ringrazio e gli mando un bel bacione, perché Brozovic e Eriksen, che poi subentrerà nel secondo tempo, Brozovic subentrerà nel secondo tempo, Hakimi subentrerà poi nel secondo tempo, Luca Cone, gli ha fatto posto Lautaro Martinez, Hakimi è entrato al posto di Young, ok? E poi sul finale della partita è entrato anche Brozzo. L'Inter ha prodotto tanto, dobbiamo essere più cinici, e questa partita è un'ulteriore riprova di questo nostro problema di mancare troppe occasioni da gol. Perché? Perché dopo 20 tiri in porta facciamo un gol, ok? Però è andata bene, benissimo, perché nei tempi supplementari l'Inter spinge molto di più della Fiorentina. Poi ci arrivo sulla roba di Stefano, mi sono perso via. Preme molto di più della Fiorentina e giustamente porta a casa la partita. Perché? Perché a pochi minuti prima Luca Cone nostro era andato vicinissimo al gol e Terracciano ha fatto il miracolo vero e proprio. Stavo dicendo che ringrazio Stefano Fiumicelli perché mi ha fatto notare sul nostro gruppettino privato, che siamo 5 gatti, però siamo tutti amici, è un bellissimo gruppo, che Brozovic e
Eriksen si cercavano in campo, e questa è una bellissima notizia. Poi vada come vada al mercato, non ne parlo, lo sapete, però comunque è una riprova che qualche speranziella che rimanga e sia comunque, cioè si integri, perché ve l'ho già letto, non voglio andare, mi sono già arrabbiato ieri, sapete cosa ne penso, però che si integri con la squadra, qualche speranziella dopo la partita di oggi ce l'abbiamo, perché è stata una prestazione abbastanza buona sua, mi è piaciuto molto, può fare quel ruolo, io l'ho sempre detto, ma soprattutto mi è piaciuta questa collaborazione con Brozovic. Quindi significa che magari i ragazzi si sono parlati e comunque insomma che qualcosa è cambiato tra loro due, si è visto oggi in campo. Magari il nostro acquisto per gennaio può essere veramente Eriksen, che offre più soluzioni, offre anche un attimino, anche se non abbiamo più l'impegno europeo, di rifiatare a Brozovic, offre anche la soluzione di impiegare sia uno che l'altro. Molto bene. Poi chioso un attimino su Sensi, che doveva essere nella partita, ma si è fatto male per un problema, adesso non mi ricordo neanche che cosa, ma onestamente, tanto io ho i precisetti che mi dicono tutto, perché meno male che ci siete voi che mi ricordate le cose, che io sono vecchio. Ora comunque è ennesimo caso Sensi, non facciamo casi dopo una vittoria. Dobbiamo essere contenti della prestazione dei ragazzi. Sono andato via veloce nel secondo tempo per non asciugarmi, perché il fondo del discorso è che comunque passa la squadra che ha meritato di più, ma anche i punti avremmo dovuto vincere noi, no? Se ci fossero i punti come nella box. Buona prestazione dei ragazzi, prestazione che ci fa vedere che cosa? Prima di tutto che siamo un'ottima squadra, secondariamente che siamo vivi, e quando ci credi poi le porti a casa, ragazzi. Quando ci credi le porti a casa, gliene no, c'è niente da fare. Io vi saluto, vi ringrazio tutti quanti per l'affetto che mi dimostrate sempre. Di Milano il simbolo regale, il biscione dell'Internazionale e tutti i gufi di merda che se ne vadano a cagare, che noi abbiamo sale dell'Himalaya. Andiamo con sale dell'Himalaya, Lukaku! Andiamo con sale dell'Himalaya, forza ragazzi, forza Inter. Iscrizione al canale, pollicione alzato. E ciao a tutti, bella lì, forza Inter!